La Chiesa sia madre e non imprenditrice, perché il potere la fa sterile. Lo ha chiesto Papa Francesco nella messa del mattino celebrata a Casa Santa Marta, l'ultima del 2014 con un gruppo di fedeli e omelia. Il pontefice, commentando le letture del giorno che narrano le nascite miracolose di Sansone e Giovanni Battista, ha messo l'accento sulla nuova creazione rappresentata dalla nascita di Gesù, che rifà nuove tutte le cose, ed ha sottolineato che nella Bibbia incontriamo tante donne sterili e lì il Signore fa il miracolo. La Chiesa è madre, diventa madre soltanto quando si apre alla novità di Dio, alla forza dello Spirito, quando dice se stessa io faccio tutto, ma ho finito, non posso andare in più. E viene lo Spirito secondo. E anche oggi un giorno per pregare per la nostra madre Chiesa. Per tante sterilità. Nel popolo di Dio. Sterilità di egoismi, di potere. Quando la Chiesa crede di potere tutto. Di impadronirsi delle coscienze della gente. Di andare sulla strada dei farisei, dei sadducei, sulla strada dell'ipocrisia. È la Chiesa sterile. E pregare che questo Natale anche faccia la nostra Chiesa aperta al dono di Dio, che si lasci sorprendere dallo Spirito Santo e sia una Chiesa che faccia i figli, una Chiesa madre, madre. Tante volte io penso che la Chiesa in alcuni posti, in alcuni, più di madre è una imprenditrice,